Analizziamo i risultati della ricerca in Business Source Complete e vediamo come accedere al full text. L'ordinamento di default è per rilevanza, relevance. Vengono inseriti ai primi posti gli articoli che hanno i termini nel titolo o nei soggetti. Eventualmente possiamo scegliere l'ordinamento dal più recente, cliccando su Relevance, appunto, e selezionando Date Newest. Per ogni articolo vengono indicati innanzitutto i riferimenti bibliografici. Quindi prendiamo ad esempio il secondo risultato, prima c'è il titolo, poi gli autori, quindi il titolo del periodico, in questo caso Strategic Management Journal, anno 2015, volume 36, fascicolo 5 e infine le pagine da 776 a 794. Sotto vengono riportati i descrittori, subjects. È utile guardarli per trovare dei termini cui magari non avevamo pensato inizialmente. Puntando il mouse vicino alla lente, possiamo dare un'occhiata all'abstract. Se preferiamo vederlo a pagina piena, basta cliccare il titolo per vederlo. Qui vediamo tutti i dettagli a pagina piena. Torniamo alla lista dei risultati facendoli indietro. E vediamo come accedere al full text degli articoli. Per molti articoli è disponibile il PDF. Ad esempio, nel primo risultato abbiamo già il PDF, quindi basterà cliccarlo. Torniamo indietro. In questo caso era disponibile sia il PDF che l'HTML. In altri casi, invece, non troviamo il link diretto al full text, ad esempio nel secondo. Troviamo comunque il bottone SFX per collegarci ai nostri abbonamenti e servizi. Clicchiamo su SFX. Leggiamo che questo articolo è disponibile in formato elettronico. Basterà cliccare sul Vai per accedervi. Scelgo il secondo editore che mi viene proposto, ma potevo scegliere anche il primo. Ecco il full text dell'articolo.